Buongiorno e pace a voi. Vogliamo leggere oggi quanto riportato nella prima epistola di Pietro, al capitolo 5, al versetto 8, e poi leggeremo un versetto in Luca, al capitolo 4, versetto 4. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. E ancora. E Gesù gli rispose: sta scritto, non di pane soltanto vivrà l'uomo. Sta scritto. Tutti quanti noi conosciamo la storia di quando Gesù fu tentato dal diavolo nel deserto e sappiamo che Gesù, attraverso questa sua esperienza, ci vuole insegnare come poter resistere al diavolo. Si narra di una bambina che, quando ascoltò questi versetti, quelli che raccontano della tentazione di Gesù nel deserto, fece questa domanda. Perché Gesù rispose al diavolo, sta scritto, invece di dirgli, stai zitto? Gesù non aveva l'autorità per farlo? Un'ottima domanda, specialmente se viene fatta da una bambina. In effetti, Gesù poteva semplicemente imporre al diavolo di tacere e di allontanarsi da lui. Questi non avrebbe potuto far altro che obbedire e sarebbe stato costretto ad andarsene. Ma se il Signore ha voluto che questo episodio venisse tramandato attraverso la sua parola, un motivo certamente ci sarà. È sicuramente perché Egli voleva insegnarci qualcosa che è ancora più grande. Le tentazioni che tutti quanti noi abbiamo non possono essere né ignorate né evitate. Non possiamo farle tacere come se non ci provocassero dei fastidi, dicendo semplicemente stai zitto, ma siamo costretti a fronteggiarle e possiamo farlo solo alla luce della parola di Dio. Gesù ascoltò attentamente quello che il diavolo gli disse. Noi sappiamo che per ben 3 volte lo tentò, prospettandogli delle cose allettanti. Approfittando del fatto, ad esempio, che Gesù non mangiava da diversi giorni, prima tentò attraverso il cibo. Fa che queste pietre divengano pani, lo ricordiamo tutti questo. Poi lo tentò con il potere della gloria, visto che Gesù all'epoca veniva osteggiato dalle autorità. Infine lo tentò con la vittoria sul mondo, una vittoria su quel mondo che non riconosceva in Gesù il Figlio di Dio. Gesù però, per tutte e 3 volte, gli rispose citando dei passi della Sacra Scrittura. Alla fine il diavolo, non avendo altro modo per tentarlo, si allontanò da lui e la Bibbia ci racconta che si partì fino ad altra occasione, significando con questo che il diavolo non aveva nessuna intenzione di desistere da quelli che erano i suoi scopi malvagi. Questo racconto ci insegna anche altre 2 cose fondamentali. Prima cosa, ci insegna che il diavolo conosce perfettamente la parola di Dio, la Bibbia. La seconda cosa è che per fronteggiare le sue tentazioni dobbiamo necessariamente conoscerla anche noi. Infatti, quando Gesù rispondeva alle provocazioni del diavolo, citava quanto insegnato direttamente da Dio e questi insegnamenti sono presenti solo nella parola di Dio. Possiamo dire di conoscerla anche noi? O semplicemente noi conosciamo qualche episodio qua e là che in essa è narrato. Conosciamo probabilmente solo i racconti dei miracoli o qualche parabola, solo perché più delle volte le abbiamo sentite o viste in TV? Se è così, non ci servirà a nulla, perché il diavolo è molto astuto. Lui può tentarci in una miriade di modi, insinuando nella nostra mente dubbi e perplessità. Distorcerà i comportamenti degli uomini e creerà in noi inutili timori, purché riesca a tenerci lontani dalla volontà di Dio. Il Signore però ci ha fornito un'arma efficace, la sua parola. Egli ci dà la possibilità di servircene per comprendere quale sia la sua volontà, quella di Dio, e per togliere da noi ogni dubbio, ogni timore. E, cosa più importante, ci insegnerà ad essergli graditi e a saper fronteggiare il nostro nemico con la potenza della sua parola. Amico che mi ascolti, essa, la parola di Dio, è anche alla tua portata.
non indugiare. Ti basta decidere di farla tua per appropriarti di un'arma potente per sconfiggere il più terribile dei tuoi nemici con una sola frase. Sta scritto. Così come sta scritto, credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Che Dio ti benedica.